puntate parliamo d'amore con Vittoria Schisano. Grazie Vittoria, buonanotte, grazie di essere qui con me. È meraviglioso essere qui, appena sono entrata ho detto questa è casa di Monica. Si vede. Fiori, profumo, tanta femminilità, veramente. È vero. Senti, sei arrivata direttamente dal Salento, dove hai preso la residenza ormai. Sì, vedo che sai già tante cose. Sai tante cose, so che sta per uscire una serie su una piattaforma competitor, quindi non la possiamo nominare, ma insomma eri andata in Salento per lavorare e poi... E me ne sono innamorata. Te ne sei innamorata, prima di andare via... Guarda, ho avuto un'accoglienza pazzesca dal Salento, dai pugliesi. L'unica pecca è che si mangia benissimo, quindi c'è il rischio di ingrassare dietro l'angolo. Ma non è il tuo caso. Però sono stata lì, ho girato questa serie e quando stavo facendo le valigie per tornare a Roma, avevo fatto le valigie, attacco di panico, e quindi ho iniziato a smontarle nuovamente. Entra Donato e ho detto, scusa, ma che stai facendo? Ho detto, no, io non voglio tornare. Come non vuoi tornare? No. E abbiamo comprato casa. E avete comprato casa. Allora, siccome noi spesso parliamo d'amore, parliamo di Donato, che è l'amore della vita di Vittoria, io adesso vedo all'anulare un anello. Sì. Me lo vuoi fare vedere? Eccolo qui. Non è quello che pensi. In realtà, quando mi è stato regalato, ho detto, Donato, mi devi dire qualcosa? E lui mi ha risposto, buon Natale. Ah, ecco. Quindi non è l'anello di fidanzamento? Nient'altro. No, dai, sì. È il regalo di Natale? Credo di no. Credo di no, ma non perché non ci vogliamo sposare, in realtà ci amiamo follemente, più di sempre, pensa. Questo è il nostro settimo anno, che non è l'anno della crisi, ma è un anno di grande conferma. E anche l'anno, secondo me, che precede le nozze, no? Se credo di sì, bene. ne stiamo parlando, dobbiamo sistemare ancora delle cosette, però la voglia di sposarci c'è e ci comportiamo già come marito e moglie. Siamo in una fase in cui non capisco davvero dove finisco io, dove inizia lui. E avere questa sensazione di crescere assieme, di migliorarsi a vicenda, di maturare come una famiglia, è davvero molto bello. Molto bello. Allora, senti, c'è anche un libro scritto, tra l'altro, un amico comune con Alessio Piccirillo, Siamo stelle che brillano. Sì. È un libro che sta vendendo molto bene, ne parleremo in maniera approfondita, ma poi c'è anche un altro libro, La vittoria che nessuno sa, una tua autobiografia uscita nel 2017, è scritta con Angela Jantosca, ma io vorrei che cominciassimo dalla storia d'amore con Donato, il primo incontro. Guarda, è la prima volta che ne parlo, perché per tanto tempo ho voluto tenere per me e per gli amici, tu lo sai, da subito praticamente, perché quasi volevo proteggere questa storia, non ci credevo molto. Perché? Perché Donato arriva in un momento in cui proprio non pensavo all'amore, avevo conquistato me stessa, stavo bene con me stessa e non volevo distrazioni, volevo godermi questa mia nuova vita, il lavoro, il mio privato, e per Donato è stato un colpo di fulmine. Ed è nata un po' come una sfida, perché io non volevo proprio sentir storia. Lui inizia a corteggiarmi ed è stato bravo perché mi ha conquistata con la forza di un uomo, ma anche con la dolcezza di una persona adulta che capiva che avanti a sé aveva una donna che aveva un'età biologica e un'anagrafica forse diverse. Quindi è stato un po' padre, un po' fidanzato, un po' corteggiatore, e ha conquistato il mio cuore, la mia anima. Cioè, lo amo veramente, un amore davvero puro che non mi aspettavo di vivere, se devo essere onesta, ed è stato forse il regalo più bello dei miei ultimi anni. Che punto di svolta era il momento in cui tu hai incontrato Donato? Era un punto di svolta molto importante, perché avevo appena chiuso il capitolo precedente della mia vita, ero entrata in quello della consapevolezza, ero in un momento in cui mi guardavo allo specchio e somigliavo all'idea che ho sempre avuto di me stessa. E quindi Donato è stato un po' la ciliegina sulla torta, perché c'è stato un momento in cui magari nascondevo le mie fragilità, le mie paure, dietro sempre a un look perfetto, al trucco, alla donna che non deve chiedere mai in qualche modo, no? E invece poi avere accanto a un uomo un po' più grande, che quando ti svegli la mattina ti dice quanto sei bella, amore mio, così struccata, stropicciata, vorrei che gli altri ti vedessero così come ti vedo io, e allora ti dà molta sicurezza quello lì. Tu la vuoi raccontare la storia? Ti va? Di Donato? La tua. Certo, ma io ti racconto tutto quello che vuoi. Io nasco in un corpo che forse non mi apparteneva fino in fondo.
In un corpo bellissimo, lasciatelo dire, lo sai, sempre bella come sei adesso. La bellezza è stata una fortuna che la vita mi ha regalato e che per un po' ho messo anche da parte, perché il percorso non è un po' come Photoshop, no? O una bacchetta magica che arrivi e sei cosciente del risultato, sicura del risultato. C'è stato un momento in cui sono stata anche molto brutta, perché non ero in equilibrio, o pienamente in equilibrio. E però io avevo l'obiettivo più importante che ogni essere umano dovrebbe avere, quello di essere coerente, di dirsi la verità, di pretendere la vita che volevo, e l'ho conquistata con tutte le mie forze. E quindi sono andata incontro alle mie paure, le ho accettate. Ci sono stati momenti sicuramente complicati, momenti sicuramente difficili, che oggi mi fanno una grande tenerezza, perché ovviamente oggi sono cresciuta e mi piacerebbe a volte tornare indietro e abbracciare quel bambino che si sentiva sbagliato, che la società faceva sentire sbagliato. Ed ecco perché poi, tu prima parlavi del libro, c'è stata la volontà di scrivere questa storia, che è stato un po' come fare dei passi indietro e non solo abbracciare quel bambino, ma tutti quei bambini che ancora si sentono sbagliati, che ancora non si sentono capiti. In un corpo che non è loro. Esattamente. E che non trovano risposte. E allora questi adolescenti, questi bambini, hanno bisogno, credo, di esempi sani, di esempi di coraggio. Io dico sempre, ho incontrato da poco 500 ragazzi in una scuola, ero con Alessio, e c'erano questi ragazzi che mi chiedevano qual è il segreto della felicità. E io ho detto, farsi il mazzo. Io, se oggi sono qui a raccontarti questa storia, non è perché sono più brava di qualcun altro, è semplicemente perché mi sono rimboccata le maniche e mi sono guadagnata quello che volevo. Io l'ho sempre detto e lo dico con grande orgoglio, nasco in una famiglia assolutamente semplice, papà operaio, mamma sarta, e quando ho detto voglio fare l'attrice era un po' come dire voglio andare su Marte, e così tutte le altre mie dichiarazioni, no? Voglio essere me stessa, voglio essere Vittoria, voglio vivere la vita che più mi somiglia. E anche se ho avuto tanta paura, e poi ho sempre pensato a quel bambino che di paura ne ha avuta tantissima e aveva come unica via di fuga i suoi sogni. Un bambino che si nascondeva sotto le coperte e immaginava questo. E in questo libro parliamo appunto anche di Cristiano, un bambino, non a caso, di 10 anni, che si sente non capito dai genitori, non capito dalla scuola, che viene bullizzato e che quando ha paura si nasconde sotto le coperte e lì trova sempre il suo amico immaginario, Eder Parisi, con le sue canzoni, e sogna una vita fatta di riflettori, fatta di luci, ma soprattutto fatta d'amore, fatto di consapevolezza. E per fortuna per Cristiano, così come è accaduto anche per me, arrivano gli amici, che sono quella famiglia che scegli da grande di volere tutti i giorni. Io dico sempre che gli amici superano il livello parentale e diventano quei fratelli e quelle sorelle che ogni giorno scegli. Che biologicamente ha, magari sì. Non hai. Vittoria, quel bambino a cui tu fai riferimento, che poi sei tu, no? Chiamiamolo Vittorio, così, che mi piace chiamarlo così, a quanti anni capisce di essere donna, di essere una bambina? Il momento preciso, quel bambino, te lo ricordi? L'ha sempre saputo. Ha sempre saputo. Perché, ma cosa succede? C'è un momento in questa storia? C'è un momento in cui non ti senti uguale agli altri ragazzini. C'è un momento in cui sai di essere come tua madre e non come tuo padre. C'è un momento in cui la società ti dice una cosa, ma tu senti che la tua verità è un'altra. E hai paura. Che rapporto avevi con la mamma tu da piccola? Un rapporto meraviglioso perché era un po' il mio punto di riferimento, no? Mia madre e mia sorella Rosaria, che è stata per me un po' una seconda mamma. Quindi mamma sapeva? Mamma ha sempre fatto finta di non sapere e di non capire. Però percepiva che tu eri intrappolata in un corpo che non era il tuo. Percepiva e non aveva gli strumenti per darsi delle risposte o per darle a me. E quindi ha fatto i suoi errori, gli errori di una donna non di quest'epoca, che non ha studiato, che ha sempre fatto la sarta, che ha vissuto in una piccola provincia. Errori che hanno fatto male a lei e che hanno fatto molto male a me.
E c'è stato un momento in cui mia madre non ci siamo capite, perché un figlio non sceglie di essere figlio, una madre sceglie di essere madre. E allora io come figlia davo per scontato di essere capita da una mamma alla quale non ho mai mentito. E invece lei, povera, non capiva, e quindi per un po' ci siamo scontrate, anche in modo molto duro. E poi dopo anni mi ha detto una cosa molto bella. Ha detto, mi devi perdonare, l'ha detto piangendo. E ha detto, io oggi se potessi scegliere vorrei somigliarti, vorrei somigliare alla donna che sei. E c'è stato un momento nella mia vita in cui, ci sto pensando adesso, non l'ho perdonata. Poi l'ho perdonata soltanto con il cervello, ma non con il cuore. E poi pochi giorni fa le ho fatto uno scherzo al telefono e ci siamo messi a ridere veramente come due bambine con le lacrime. E io mi sono ricordata del perché volevo bene a mia madre, di quelle risate che ci facevamo o di quando lei, quando io ero piccola, tagliava le giacche e io con le Barbie giocavo vicino a lei, perché fondamentalmente mi sono ricordata che non ho costruito dei nuovi ricordi, che i miei ricordi legati a lei sono quelli dell'infanzia, non quelli dell'adolescenza, perché poi a 18 anni da Pomigliano mi sono trasferita a Roma e quindi non ho costruito... Per seguire il mondo dello spettacolo. Esattamente, perché volevo fare questo mestiere, sì. E quindi sono andata incontro alla mia vita. E quindi parlavo con mia sorella e ho detto, adesso appena torno in Salento mi prendo mamma e me la porto giù in Puglia, perché poi ho bisogno di vivermela, di annusarla, di abbracciarla, di dormire con lei, di costruire dei nuovi ricordi. Sono parole bellissime che dedichi a tua mamma. E con papà invece? Con papà mi sento un po' orfana di padre, se devo essere onesta, perché quando ero una bambina, come ho detto, ero più legata a mamma. Papà... mi sentivo troppo lontana dal suo mondo, no? E invece poi da adulta ho amato mio padre, perché poi le figlie femmine hanno sempre bisogno del papà. Però mio padre era già malato quando sono nata come Vittoria, quando sono rinata, quando ho superato il mio bivio. E mi ha detto la cosa più bella che un papà possa dire ad una figlia, quanto sei bella. Ma da lì a poco è morto. E quindi mi manca questa figura, perché ovviamente oggi vorrei parlare con lui, vorrei ballare con lui, vorrei fargli conoscere Donato, che gli somiglia molto. E mi manca tanto. E per fortuna Donato un po' compensa questa figura, si somigliano molto. Ha gli stessi nei che papà aveva sulla schiena, la stessa pazienza. Bellissimo. La stessa dolcezza. E una cosa che ho pensato in questi giorni è che volevo prendere le ceneri di mio padre e portarmele giù in Salento, perché sento proprio il bisogno di poterlo salutare tutti i giorni. Tutti i giorni. Io ancora non sono mai andata al cimitero. Sì, di essere lì. Non mi piace l'idea che sia il cimitero. Mi piacerebbe che sia nel giardino di casa, sotto al sole, quello caldo, bello, rovente della Puglia, poterlo salutare tutti i giorni. Anche se poi ovviamente sono una persona cattolica e quindi credo che l'anima ovviamente sia altrove. Sì, altrove. Però l'idea che quello che resta di mio padre è lì vicino a me mi farebbe sentire più protetta. Vittoria, quanto è durato questo percorso, diciamo questo cammino, no? Da quel bambino alla donna splendida, quante volte sei dovuta rinascere? Io sono prima rinata... di guardarti allo specchio e dire ora sono finalmente nel mio corpo. Io sono rinata tante volte. E il mio cuore volte. Aderisce al mio fisico. Sai, è un po' come quando sei grassa e poi dimagrisci, no? Quando hai brufoli e poi per magia ti scompaiono. La tua testa li vede sempre, quei brufoli, no? C'è un momento in cui tu ti senti ancora grassa e vedi ancora quei brufoli. Quindi il mio cambiamento, il mio traguardo è arrivato prima per gli altri e poi per me stessa, perché è quello che succede esattamente nell'adolescenza. È durato, credo, non lo so di preciso, sarà durato 6 anni, 7 anni, non lo so. Sicuramente la consapevolezza è arrivata, è cominciata ad arrivare con Donato, perché forse perché Donato per me è famiglia, è una parola che non mi piace usare e quindi ci metto 100.000 virgolette perché non voglio essere fraintesa. Donato è normalità, è famiglia, è quasi monotonia, no? Quella roba talmente normale da essere
ma dici, ma veramente, no? Però tu invece poi ti accorgi che non c'è... quanto l'avevi agognata questa normalità? Tantissimo. Ma l'avevo agognata perché spesso la società disegna per te, forse perché sei bella, forse perché fai questo mestiere, forse perché hai fatto una scelta di vita importante, un percorso che magari non è il tuo. Che non è il tuo, perché certo. Invece tu sogni di essere amata, di tornare a casa e trovare tua madre, i tuoi figli, tuo marito e di fare il mestiere per il quale hai studiato e per il quale ti impegni tutti i giorni ed essere felice come tutte le persone. E quindi poi mi rifaccio al libro, perché siamo stelle che brillano? Perché in realtà tutti abbiamo il diritto di brillare e ognuno brilla a modo proprio. Però ci vuole coraggio. Ci vuole tanto coraggio. Ci vuole tanto coraggio. Ci vuole coraggio perché comunque nel tuo caso è stato un percorso anche complesso, no? Faticoso, certo. Anche dal punto di vista fisico, no? Cioè arrivare ad essere quella che sei, secondo me è stato un cammino. Beh, ci sono stati momenti di grande paura, momenti in cui non mi sentivo capita, momenti in cui non ero ascoltata, perché era molto più facile mettere un titolo per vendere una copia di giornale o parlare della mia storia in modo pruriginoso perché così si pensava di fare audience. E io ho preteso invece per me rispetto. Rispetto. Il rispetto di emanciparmi dalla mia storia, perché noi tutti siamo la nostra storia, ma poi siamo anche il nostro presente, siamo il nostro futuro. E quindi mi sono imposta e ho detto da oggi in poi parlo io come voglio di me stessa. Che cosa racconti nell'autobiografia e che cosa racconti invece nell'ultimo libro? Siamo stelle che brillano. Cioè, che differenza c'è? Nella prima Perché parlo... la prima è del 2017. Sì. Mm? Anche se tu racconti già sul finire del 2011 di aver intrapreso questo percorso per cambiare sesso, e quindi già da allora racconti tu stessa, no? Di racconto te. Me stessa, parte un po' da un viaggio e parlo appunto di me, e quel libro è dedicato a mio padre, quindi parlo di quanto mi manca quella figura, della difficoltà invece che ho avuto ad essere capita da mia madre, parlo della vittoria di prima probabilmente, quella che si portava dietro tante paure, tante insicurezze. E invece in Siamo stelle che brillano sicuramente c'è una me stessa più matura che ha voglia di fare dei passi indietro e di recuperare magari qualche errore fatto, di dire qualche vaffa che non ho detto e di proteggere tutti quei bambini, tutte quelle bambine che oggi purtroppo ancora non sono credute, ancora non sono capite, ancora non sono abbracciate abbastanza. E siamo in un momento storico molto delicato in cui non vorrei più sentir parlare di violenza sulle donne, di omicidi, di ragazzi che si tolgono la vita perché non vengono capiti e derisi a scuola, di insegnanti che non prendono posizione e di genitori che non vogliono guardare i loro figli. E tutto questo passa attraverso la parola, perché le parole sono fondamentali. Cioè l'aggressività, secondo me, non si sviluppa nel gesto omicida o nel femminicidio, è la conseguenza finale, ma è già nell'uso delle parole. Quindi la dolcezza della parola, no? Il rispetto, la scelta delle parole è fondamentale. Guarda, a Napoli c'è un detto che si dice: una parola sbagliata fa più di una mitraglietta. È vero, è vero, che è una spada. Le parole hanno un peso, vanno usate bene. E quindi ecco perché un personaggio pubblico, che sia una giornalista, che sia un'attrice, che sia un politico, ha il dovere di usare bene le parole. Perché fin quando ci saranno dei giornali che faranno dei titoli, allora autorizziamo il bambino a chiamare frocio, grassa o nero il compagno di banco. Le parole hanno un peso ed è giusto sensibilizzare l'opinione pubblica a saperle usare. E poi diciamolo che l'allargamento della platea dei diritti non è mai vasta abbastanza, no. E quindi la lotta deve essere sempre... Ti ringrazio davvero. L'asticella deve essere sempre alta. Parliamo d'amore, perché abbiamo esaurito, sei una splendida donna, io poi ho sempre pensato a te come Vittoria, tu lo sai, perché ci conosciamo davvero da tantissimi anni, era l'inizio degli anni 2000, e quindi voglio sapere di Donato. Di Donato, diciamo, qual è l'amore degli ultimi tempi, come è diverso dall'inizio?
Cosa è cambiato? Guarda, all'inizio... È sempre famiglia, è sempre l'uomo che ti ama profondamente, però che cosa si è evoluto? All'inizio probabilmente mi rivolgevo a lui un po' come una bambina che era stata educata dalle favole a credere che un po' l'uomo è quello che ti risolve la vita, no? E quindi gli davo anche delle responsabilità che non erano sue. E invece la donna che sono oggi mi fa pensare a lui come famiglia, mi fa pensare a lui come il mio presente, il mio futuro. E quindi siamo una coppia che insieme gode di ogni singolo giorno e che insieme fa progetti, che insieme risolvono la vita l'uno all'altro e insieme a se stessi. È davvero, cioè a volte è strano però magari quando ci sono momenti in cui non lavoro, essere a casa con lui, passare delle giornate a casa, ascoltare la musica, accendere il camino, cucinare, progettare la nostra vita, il nostro matrimonio o semplicemente dirci cosa vogliamo fare oggi. Vogliamo tutto starci... questo si vede dalle tue storie di Instagram. Si vede questo calore, questa vostra bellissima intimità che è qualcosa di più della confidenza, è veramente proprio un compenetrarsi. Sì, no? Siamo... Anche morale ancora, siamo prima un po' che come fisico. Marito e moglie, un po' come fratello e sorella, un po' come padre e figlia, un po' come amanti. È veramente un rapporto che con il tempo migliora sempre più. Diventa sempre più bello. Sì. Allora, parliamo della serie che uscirà quest'anno. Non possiamo citare la piattaforma, possiamo citare il titolo perché l'ha scritta Cotroneo. L'ha scritta Cotroneo, che è un carissimo amico, si chiama La vita che volevi. Sì. Non posso dire molto perché altrimenti l'amico mi uccide. Vabbè, più però o meno. Uscirà quest'anno. Uscirà quest'anno anche questa serie, ovviamente, anche lì è presente il bivio, perché ognuno di noi pensa di volere per sé una vita e poi la vita stessa ti fa scoprire cose che neanche avevi messo in conto. Io mi sono molto innamorata del personaggio che interpreto e un po' l'ho detto ancora addosso, ti dirò, quando torno in Puglia la trovo lì in stazione. Che storia è? No, non ti posso dire non niente. Non puoi dire nulla. Niente. Assolutamente. È una donna al bivio, però. Sì, una donna al bivio. È una donna al bivio. Probabilmente io credo che tutte le donne siano un po' al bivio, forse anche gli uomini. Senti, qual è stato il bivio più doloroso degli ultimi anni per te? E non mi riferisco al percorso per diventare donna, proprio mi riferisco proprio alla, guarda, alla bivio, tua vita quotidiana. Devo essere onesta, come lo sono sempre. Sì. Il bivio più doloroso per me è quando mi sono detta la verità. Chi ero e chi volevo essere nella vita. Ho avuto tanti bivi, ovviamente, quando volevo fare questo mestiere, anche quando decidi di vivere in una città piuttosto che nell'altra, però tu mi hai fatto una domanda specifica, qual è quello più importante? Quello più doloroso. Quello più doloroso è quando io mi sono detta la verità, perché poi le risposte più importanti dobbiamo darle sempre a noi stesse. E ho avuto molta paura, ho avuto paura di perdere quello che avevo, ho avuto paura di perdere la mia famiglia, di perdere i miei amici, di perdere il mio mestiere che mi ero conquistata con tanta fatica, ma sapevo di guadagnare la cosa più importante, me stessa. E l'essere donna. Sì. L'essere quello che poi eri da sempre. E quindi no? sono andata verso la mia verità. Sono andata verso la mia verità, non mi sono mai guardata dietro, sono andata dritta verso la verità. E quindi mi sono tolta la maschera. Io ho dato a me stessa e agli altri la possibilità di amarmi o di odiarmi per quella che sono. Allora, apri metaforicamente la porta del futuro. Che cosa ci vuoi trovare, Vittoria? Tante cose. Dai, matrimonio. Ci voglio trovare il matrimonio. Ecco, io voglio venire, già mi prenoto. Assolutamente, guarda, la partecipazione è già in via di preparazione. Quindi ci voglio trovare Donato, ci voglio trovare i miei amici, che sono per me una ricchezza enorme. Ci voglio trovare le mie tre città, Roma, Napoli e il Salento. Ci voglio trovare il mio mestiere. Mi piacerebbe, a proposito di mestiere, interpretare una santa, bello, una suora, una serial killer. Quindi spogliare... Sento qualcuno ogni che ride alle tue spalle. Ogni ruolizzazione, no? Ogni cliché. Sì. Andare oltre. Ma perché sai, anche il lavoro d'attrice, no? Spesso vediamo attori e attrici che interpretano sempre gli stessi personaggi. A volte perché non si ha coraggio, a volte perché non si ha fantasia. Tu coraggio ne hai. E invece vorrei che un regista pensasse a me e alle mie colleghe e ci stravolgesse totalmente. Totalmente.
Sei pronta per questo momento? Ma è uno dei motivi per cui si sceglie di fare questo lavoro. E io sono convinta, credimi, che arriverà molto presto. Torno tra poco, vado ad incontrare.